A. Grazie.
Direttore, ma non è felice che si trovi a pensiero di tutto il gruppo? Thank you.
Comunque, tornando ai discorsi di prima, il problema è che siamo castrati, non ci vorrebbe, ti ricordo che stesso discorso di là, perché noi questa cosa pare che prego, l'abbiamo, perché abbiamo anche l'altra macchina, per dire, ma non c'è niente a fare con l'altra. Ce le ho le se prima c'è il il regista parte, questo è un però lui ha un lettore della videocamera che c'è sempre le sentite. Però io questo qua, non c'è la partita qua, la Thank you.
cercate il protone, tre pari, apri il protone. Amici appassionati della pallamano, buon pomeriggio da Siracusa, pala Pino Corso per questa ottava giornata di ritorno della Serie A Beretta. In campo c'è un pezzo di storia della pallamano italiana, da una parte Trieste, dall'altra Siracusa, che oggi porta il nome del Team Network Albatro, ma ricorda ovviamente l'Ortigia. Erano gli anni 80, le due squadre si incrociavano per giocarsi lo scudetto. Accanto a me c'è Fabio Reale, come al solito. Tra pochi istanti passeremo in cronaca, le due squadre stanno per entrare in campo ed essere presentate. Sarà una partita importante perché Trieste è costretto a far punti e dall'altra l'Albatro, che arriva a questo match carica delle vittorie, delle due vittorie consecutive raccolte proprio qui sul parquet del Pino Corso. Buongiorno Fabio. Dicevamo, Siracusa da una parte, Trieste dall'altra, è un pezzo di storia, sono anche tuoi ricordi particolari. Eh sì, buonasera a tutti. Vecchi ricordi che mi portano indietro la memoria, quando le sfide fra Trieste e Siracusa erano bellissime, favolose, e tanto agonismo, ma anche grande amicizia con tutti quei giocatori che ora diciamo ci rincontriamo. Ora vedo Giorgio Veglia qui in panchina, è stato allenatore, ora è dirigente, accompagnatore, ed è un piacere rivedere queste persone. E passiamo subito alla presentazione delle due squadre. Si comincia naturalmente con Trieste, con Dapiran, Krovatin, Mazzarol, Pernic, Popovic, Milovanovic, Di Nardo, Milovic, Stojanovic, Zoppetti, Parisato, Visintin, Sandrin, Bratkovic. In panchina c'è Sasha Ilic, nuovo allenatore dei Giuliani. Questa è la seconda partita per lui, debutto sfortunato con una sconfitta rimediata contro il Cassano. La Team Network Albatro presenta Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Molineri, Lobello, Castiglio, Bobicic, Mizzoni, Dell'Aquila, Burgio, Cuzzupè, Argentino, Vinci, Sortino. Naturalmente in panchina coach Peppe Vinci e il suo assistente Gianni Attanasio. Ad arbitrare questo match saranno i signori Francesco Simone e Pietro Monitillo di Altamura, il delegato e il signor Vincenzo Chiarello di Palermo. Per i due arbitri è la quarta volta per loro ad incrociare i destini del Trieste. Avevano già arbitrato alla quarta di andata Cingoli Trieste, poi all'undicesima Merano Trieste, alla tredicesima Bolzano Trieste. Invece la terza volta con l'Albatro, la prima fu alla decima di andata Albatro Eppan, poi la quarta di ritorno Fondi Albatro. Due sconfitte però per i siracusani, mentre con Trieste andò bene la prima per i triestini, hanno battuto il Cingoli in trasferta 28-25, poi due sconfitte contro Merano e Bolzano. Dicevamo che questa è una partita importante per le due squadre, una classifica che alla vigilia dell'inizio di questa ottava giornata vede in testa il Conversano con 35 punti, quindi Sassari 27, Bolzano 25, Cassano 23, Bressano, Merano, Siena 22, Bressanone 21, Fasano 18,
Trieste 14, Epan e Albatro 13 punti, Cingoli e Fondi 12, chiude il Molteno a 9 punti. Un Trieste che, dicevamo, deve fare punti, troppe le sconfitte in questo girone di ritorno, girone di ritorno che era iniziato benissimo con la vittoria casalinga sul Sassari per 26-25, poi quattro sconfitte di fila contro il Fasano, il Fondi, il Pressano e il Cassano. Due le partite comunque da recuperare per i triestini. Il 14 aprile recupereranno quella in trasferta contro Siena, il 21 aprile quella casalinga contro il Cingoli. Ricordiamo invece per la Team Network Albatro una partita da recuperare contro il Fasano, giocheremo qui al Pala Pino Corso il prossimo 25 aprile. E adesso le squadre sono state presentate. Fabio, dicevamo, due squadre che hanno bisogno di punti. Il Trieste forse con questo organico sicuramente non si aspettava di essere invischiato a questo punto della stagione in una zona calda della Serie A Beretta. Sì, il Trieste era partito bene, al contrario dell'Albatro, però vedi, è un campionato come tutti gli sport che ha sempre delle inconvenienti, perché al di là del Covid qualcuno, noi siamo stati fermi sotto Natale per il Covid, il Trieste è stato toccato anche, cioè recuperare gli atleti è difficile rimettere dopo 10-15 giorni che hai questo, diciamo, malattia, rimetterli in campo e, insomma, senza difficoltà. Purtroppo viviamo in questo periodo, ma io penso che oggi vedremo una bella partita, perché tutte e due hanno, come hai detto tu, hanno bisogno di punti per uscire un po' dalla zona bassa della classifica. Il Trieste viene da un periodo un po' negativo, mentre l'Albatro sono un periodo positivo veramente. Io penso che oggi l'Albatro ci faccia un altro regalo. A completare il programma della giornata, di questa ottava giornata di ritorno, alle 16.30 sta iniziando anche Molteno-Sassari, alle 18 tre le partite in programma, Cingoli con Versano, Bolzano-Pressano, Epan-Fondi, alle 19 Merano-Bressanone, si chiuderà alle 20.30 con Cassano-Ego-Siena. Adesso è tutto pronto per iniziare questo match. All'andata, ricordiamo, finì 28-21 per Trieste. Si parte, è partito questo Team Network Albatro Trieste ed è l'Albatro che va a gestire il primo pallone del match con Cagnete, Bobicic, poi vediamo in campo anche Vinci, Mizzoni, Queglio e Molineri. Inizia a girar palla la squadra siracusana. Cagnete è il centrale a dettare un po' i ritmi in questa fase. Molineri adesso ha incrociato quello, restituisce palla al numero 4 siracusano. Adesso la palla su Bobici, c'è ancora su Queglio che cede a Cagnete che poi tenta il tiro ma subisce il fallo del numero 77 Adam Bratkovic. Mizzoni batte per Bobicic, ancora indietro per Cagnete, quindi Queglio, ancora il numero 14 adesso a Mizzoni che ha incrociato con lui la posizione. Bobicic, Queglio cederà ancora a Cagnete, Bobicic ancora verso Cagnete, controllo difficile per il numero 14 siracusano che poi riesce a cedere comunque a Mizzoni. Queglio che però tira facendo rimbalzare troppo il pallone, pallone che supera poi la traversa della porta giuliana, difesa dal numero 12 Milovanovic. E adesso vediamo la prima azione del Trieste, i biancorossi che con Krovatin, Milovic, Krovatin ancora, controllo difficoltoso di Popovic che poi riesce a passare, ancora Popovic verso Krovatin. Un fallo poi di un blocco difensivo su Di Nardo, era bella l'intenzione di questa combinazione con il numero 13 triestino. E vediamo i giuliani ancora a girar palla, Milovic, Krovatin, Di Nardo ancora per
Ilovic adesso verso l'angolo e c'è la prima rete che arriva, la mette a segno Bratkovic. Siamo a 2 minuti e 14 di gioco. Rompe il ghiaccio quindi il Trieste, portandosi in vantaggio con la conclusione vincente del numero 77 alla destra della squadra di Sasha Ilic. Adesso Vinci per Bobicic, ancora Cagnete, Queglio, Cagnete, Bobicic, ancora Bobicic verso Cagnete, Queglio, e poi c'è un fallo su Vinci e l'ammonizione per il numero 5 Gianluca Dapiran, primo cartellino giallo della partita, arriva dopo 3 minuti di gioco. Adesso ancora Bobicic, Cagnete prova a smarcarsi, riesce a tirare, è stato bravo però il portiere ospite, ma il fallo è stato commesso da Di Nardo che viene ammonito, secondo giallo per la squadra triestina. Palla che resta ancora nelle mani dei siracusani, Cagnete la gira verso Queglio, viene incontro Bobicic che riceve, poi il tentativo di Bobicic ma la parata del numero 12. Palla che ancora resta nelle mani dei siracusani, che hanno però qualche difficoltà a trovare il varco giusto nell'attenta difesa triestina. Mizzoni marcato stretto da Di Nardo, intanto al centro Bobicic va a provare il tiro, lo blocca ancora Dapiran, ancora Bobicic, siamo in passivo intanto. Queglio verso Mizzoni che subisce il fallo ancora dell'esperto Di Nardo, e adesso bisogna andare a chiudere questa azione. Cagnete per Queglio, ancora bloccato, attenta la difesa del Trieste che non sta concedendo spazio. Adesso è costretto al tiro Queglio, impatta però contro il muro difensivo triestino e c'è il tiro di Krovatin che però colpisce il palo della porta difesa da Javier Grande. Vediamo un contropiede per i siracusani, ma è attenta la difesa triestina, brava a recuperare subito lo spazio, e Popovic che ha bloccato Molineri che è stato costretto a fermare la sua azione. Fabio, qualche difficoltà a trovare i varchi giusti in questo momento nella difesa triestina per i siracusani? La difficoltà nasce dal fatto che il Trieste è la prima squadra che io vedo quest'anno che gioca in 3-2-1, è una difesa zona molto alta, perché tutte le squadre che ho visto qui fanno 5-1 a 6-0. La 3-2-1 si attacca sempre andando a raddoppiare con i tagli dalle ali, sperando che ora c'è una bellissima azione di Cagnete, ma deve essere attaccata così la 3-2-1, così per fare tornare tutti sui suoi metri. E il pareggio arriva dopo 5 minuti e 38 secondi giocati in questo primo tempo, lo mette a segno Thomas Cagnete, siamo sull'1-1 a questo punto e vediamo adesso la reazione dei triestini verso Milovic, ancora Krovatin, Bratkovic che prova a cercare al centro Di Nardo, ma il fallo su di lui lo commette Cagnete che viene anche ammonito, quindi primo cartellino giallo anche in casa Albatro. Ricordiamo due gli ammoniti per i triestini. Gira ancora palla, si allarga intanto Dapiran che prova poi ad infilare la difesa ma va contro Mizzoni,
centrale difensivo insieme a Bobicic, ancora Milovic verso il tentativo di conclusione del numero 6 Krovatin, deviazione però all'esterno. Adesso bisogna risistemare e asciugare un po' il pallone, ci sta provando, adesso dà l'ok anche l'arbitro, fischia il signor Simone. Milovic, Bratkovic, ancora per Krovatin che tenta il tiro, Grande intuisce però non quanto basta per evitare il secondo gol per i giuliani. 2-1 dopo 7 minuti e 25 secondi di gioco. C'è evidentemente qualcosa che non va però nel pallone e quindi il signor Monitillo provvede al cambio e adesso si può ripartire. Cagnete, intanto abbiamo visto che Alessio Lobello è entrato al posto di Martin Molineri, posizione insolita per il numero 22 siracusano. Queglio per Mizzoni che poi tenta un pallonetto che incoccia la traversa. Triestini ancora in avanti, bella questa apertura per Dapiran ed è la prima marcatura di giornata per Gianluca Dapiran, che è il capocannoniere dei Triestini, 122 le reti segnate fino ad oggi, adesso siamo a 123. Allunga il Trieste, quindi 3-1 il risultato dopo 8 minuti e 25 secondi di gioco. Difesa che sta dando gran fastidio per le conclusioni ai siracusani. Lobello per Mizzoni che questa volta invece riesce ad infilare la porta di Milovanovic, si riporta sul meno 1 l'Albatro. 3-2 per Trieste. Milovic, Krovatin verso il numero 10 Popovic, poi ancora Milovic, Krovatin, Popovic, viene incontro ad incrociare Dapiran che va verso il centro, va a girare, crea spazio ma è fuori il tiro di Milovic e quindi l'Albatro ancora avanti. Popovic che cerca di bloccare ma Bobicic tira all'esterno della porta triestina. Milovic, Krovatin, ancora Krovatin, ma questa volta Javier Grande riesce a bloccare Cagnete e va a pareggiare dopo 9 minuti e 42, 3-3 fra Trieste e Albatro. Fabio, probabilmente forse questa è la soluzione migliore per cercare di prendere in velocità e dare molta pressione anche alle conclusioni, viste le difficoltà iniziali contro questo schema difensivo del Trieste. La difficoltà l'allenatore Vinci l'ha letta, come io ho parlato qui, ha messo Alessio Lobello come finta alla destra per farlo raddoppiare, per portare il doppio pivot, in modo a 3-2-1 si attacca, ripeto, facendo scenderli nei 6 metri, perciò bisogna fare raddoppi dalle ali e lui ha messo un doppio pivot o tagli da centrali e terzini. Oggi sarà dura per Bobicic e Mizzoni perché loro fisicamente sono più pesanti e devono tenere tutte e due un gran peso dal centro della difesa. E infatti alla vigilia i commenti dei siracusani sono stati legati proprio alla fisicità del Trieste, quindi la difficoltà di incontrare questa squadra che, ricordiamo, ha un organico di tutto rispetto. Adesso Milovic, Di Nardo aveva perso palla ma recupera immediatamente, ancora Milovic che trova lo spazio, resiste alla carica e va a realizzare
la sua prima marcatura di giornata, e Bobičić dalla parte opposta riporta ancora tutto sul meno 1, 10 minuti e 53 secondi, siamo sulle 4 pari, deve essere ancora, eccolo che viene in questo momento modificato il tabellone, vediamo adesso il Trieste ancora con Popovic in campo, adesso c'è anche il numero 18 Parisato, Milovic, Krovatin, Popovic, Rinardo, Milovic, Popovic in elevazione, ma è bravo Grande a parare, riparte subito l'Albatro, Bobičić torna indietro, cedere a Cagnete, rientra in campo intanto Molineri, Queglio, Bobičić, Cagnete, ancora Cagnete verso Molineri, ma si torna indietro ancora verso Gianluca Vinci, Bratkovic lo blocca, poi Cagnete ancora largo per Molineri che va alla conclusione, ma è bravissimo Milovanovic a ribattere la conclusione del giocatore siracusano. E adesso gioca il vediamo intanto la conclusione del Trieste, che ricordiamo è con l'extra player, intanto è rientrato anche Gianluca Vinci che riesce a far commettere un errore, e riparte in avanti Bobičić, intanto Vanoli anche in campo, Cagnete da Piran che era rimasto fuori per due minuti, e come ricordava pochi istanti fa Fabio, si affida al doppio pivot nuovamente Peppe Vinci, tentando la soluzione che qualche minuto fa era risultata vincente. Bobičić, Cagnete, ancora Bobičić, si allarga, va alla conclusione, poi tra le gambe del portiere triestino, ed è il primo vantaggio per Siracusa, 5-4 dopo 13 minuti e 46 secondi. Krovatin, Milovic, Bratkovic, conciliabolo tra i due mentre si scambiano palla, quindi evidentemente un suggerimento di Bratkovic per una possibile conclusione. Krovatin, Bratkovic viene verso il centro, serve e arriva potente Popovic a realizzare questa rete, 5 pari quando stiamo per giungere alla metà di questo primo tempo. Vanoli, Bobičić è andato a rifiatare, Vanoli cede a Gianluca Vinci, ancora Vanoli verso Mizzoni che però perde palla, poi non riesce Quampi Queglio a tenere in campo la palla, quindi Trieste può ripartire velocemente. Krovatin, Popovic verso Di Nardo, bloccato da Mizzoni, grande prova difensiva per il numero 34 siracusano fino a questo momento, e intanto abbiamo girato la boa dei 15 minuti, metà tempo trascorso quindi di questo primo parziale. Krovatin, Bratkovic ancora per Krovatin, largo per Dapiran che questa volta
fallisce la conclusione, alta la sua, il suo tiro. Vanoli si incunea tra la difesa, poi c'è la parata di Milovanovic, resta a terra però Vanoli che nel frattempo aveva subito il fallo, e c'è un due minuti che viene fischiato ancora ad Apiran, numero 5 triestino, anzi no, scusate, il numero 6 Krovatin, che invece viene punito con i due minuti. Krovatin quindi in panca per 120 secondi, e c'è il primo 7 metri di partita, Cagnete contro Milovanovic. Ricordiamo sempre, siamo sul 5 pari. Conclusione di Cagnete sulla destra bassa di Milovanovic, e c'è la sesta marcatura per i bianconeri. E Sasha Ilic si affida ancora all'extra player, tenendo in panca il portiere. Abbiamo Dapiran adesso a fare il centrale, Bratkovic, Popovic, ancora Dapiran, Milovic, scambia con Popovic, viene da dietro Dapiran che non perdona e va a pareggiare. Cagnete, Bobicic, controllo difficile, riprende palla. Vanoli fa spazio a Molineri. Queglio, Mizzoni, Cagnete, Bobicic, Gianluca Vinci, che finta il passaggio verso il compagno, ma poi punta l'avversario sull'ala e infila il portiere Giuliano. 7-6 al 17esimo. Popovic, Dapiran, Milovic, ricordiamo ancora inferiorità numerica per i triestini. Milovic, Bratkovic, ancora Dapiran, Popovic, cede a Milovic, poi Bratkovic cerca di servire Di Nardo, ma su di lui commette fallo Mizzoni, e c'è un 7 metri, c'è un 7 metri, il fallo di Mizzoni che ha trascinato praticamente dentro l'area di tiro Di Nardo. E c'è Bratkovic che va ad incaricarsi di questo primo 7 metri per la sua squadra, in porta Gabriele Nobile al posto di Javier Grande. Conclusione vincente per il numero 77 in maglia biancorossa, Adam Bratkovic, 7 pari. Grande equilibrio qua a Siracusa al Palapino Corso per l'ottava giornata di ritorno della Serie A Beretta. Queglio torna su Cagnete, adesso Molineri ancora per Queglio, ancora Molineri che torna però la palla al numero 4, poi Cagnete che infila ancora la porta triestina. Quarta marcatura per lui oggi, e si riporta ancora sul più uno la squadra di casa. Bratkovic, Milovic ricordiamo arrivato a gennaio. Krovatin, Popovic, ancora Krovatin, Milovic verso Bratkovic che tenta il pallonetto, però palla che esce fuori, poi Javier Grande lungo per Cagnete, Bobicic subito per Vanoli largo per Queglio, devia Milovanovic, ma la palla arriva tra le mani di Gianluca Vinci, e poi ferma tutto il signor Simone per consentire al portiere triestino di riprendersi. Il tiro potente di Queglio
evidentemente non è stato attutito del tutto dal numero 12 triestino. Fortunatamente riprende senza nessun problema. Intanto 9 metri per l'Albatro, Bobicic ancora per Cagnete verso Queglio, accedere a Bobicic, chiama la posizione centrale per Alessio Lobello che prova a far spazio nella difesa triestina, però poi sbaglia Cagnete e dalla parte opposta non perdona Gianluca da Piran. E c'era stato una infrazione di passi da parte di Thomas Cagnete e Trieste si è riportato in vantaggio 9-8 il punteggio per i giuliani quando sono trascorsi 19 minuti e 54 secondi di gioco di questo primo tempo. Cercano di chiarirsi Lobello e Cagnete, proprio sottolineare l'esigenza forse di creare maggiore spazio al centro della difesa triestina. Quindi sarà necessario grande lavoro dei pivot oggi. Queglio che si incunea, ma è ottima la risposta di Milovanovic e dalla parte opposta è ancora Dapiran che fa 2 su 2 e allunga ancora. Adesso siamo tornati sul 9-8, scusate, adesso sul più 1. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Lobello ad incrociare, cede a Queglio. Ed è bella questa combinazione tra Queglio e Bobicic che si fa trovare al centro, pronto a concludere. E Krovatin, mentre c'è un fallo in attacco di Di Nardo che ha incocciato Mizzoni. Siamo a 9 minuti dal termine di questo primo tempo. Perfetta parità tra le due squadre. Due squadre che ricordiamo sono attualmente distanziate di un solo punto in classifica. Due parole partite da recuperare per i triestini, una per i siracusani. E muro difensivo implacabile su Thomas Cagnete, da Piran da una parte e Milovic dall'altra. Un fallo, Cagnete però va a trovare il 7 della porta triestina. Milovic verso Krovatin, torna indietro il numero 6, poi subisce il fallo e c'è l'arbitro Simone che richiama. Intanto gli addetti alla pulizia ad asciugare il parquet. Di Nardo pronto con la sfera, cederà a Krovatin. Milovic, ancora il numero 6 triestino, Popovic, ancora Krovatin, Milovic, Di Nardo verso Popovic, Milovic che infila ancora grande e torna ancora il Trieste a segnare. Siamo ancora in parità. Cagnete, Lobello, Queglio verso Cagnete, questa volta fuori la conclusione del numero 14, ricordiamo portoghese ma italo-argentino, nato
argentino, adesso c'è un fallo e due minuti a Cagnete. Il signor Monitillo ha mimato una spinta di Cagnete nei confronti del giocatore avversario e c'è un primo due minuti e prima occasione in superiorità per gli ospiti quando mancano poco meno di 7 minuti al termine di questo primo tempo. 10 pari qui a Siracusa e siamo pronti a ripartire. Krovatin, Milovic, Bratkovic, ancora Milovic, Krovatin, da Piran, Popovic, Milovic, largo per Krovatin che finta il passaggio verso da Piran ma poi torna indietro, Popovic si ferma, poi serve Bratkovic, cade a terra intanto Di Nardo, si ferma ancora il gioco, uno scontro comunque fortuito, non c'è stato nessun fallo, si ferma il gioco soltanto per consentire di asciugare la zona del parquet dove è scivolato il numero 13 ospite. Ricordiamo ancora superiorità numerica per Trieste, Milovic largo per Bratkovic che poi serve al centro Di Nardo che invade però l'area difensiva dei siracusani e anche Peppe Vinci si affida all'extra player, manda in panca il portiere, entra invece Molineri, Vanoli, Queglio, Molineri ancora, Queglio dietro per Vanoli, difesa alta di Bratkovic a puntare il numero 10 e c'è il time out che viene chiesto da coach Peppe Vinci, per noi c'è la prima breve pausa. Pari, 24 minuti 14 secondi giocati in questo primo tempo, è il primo time out di giornata, lo ha chiesto la Team Network Albatro che gioca in inferiorità numerica. A coach Vinci, insieme a lui anche gli assistenti Gianni Attanasio e Corrado Bronzo, a provare lo schema buono per approfittare di questa azione in attacco seppur con un uomo in meno. Ci sono Molineri, Queglio, Vanoli, Mizzoni, Bobicic e Vinci in campo per l'Albatro. Pronto il signor Simone a fischiare, si riparte. Molineri, Queglio, Federico Vanoli, ancora Juanpi Queglio, Federico Vanoli, Zoe Mizzoni, difficoltà poi a passare, difesa molto alta dei triestini. Vanoli adesso cerca di puntare la difesa ma in mezzo tra Di Nardo e il numero 14 Milovic, impossibile per il numero 10 trovare la conclusione. Bobicic, ancora Federico Vanoli, poi sbagliato il passaggio d'incrocio per Queglio e Milovanovic adesso ribatte per Dapiran, scambia con Krovatin, poi Popovic, adesso Milovic, ancora Krovatin, Popovic, ancora il numero 6 Giuliano che va a passare a Milovic ma bravissimo Javier Grande a dire di no
alla conclusione del numero 14 ospite. Parata importante questa per il portiere siracusano, e si è tornati intanto in parità numerica. È rientrato Thomas Cagnetti, adesso verso Mizzoni che va a tirare, colpisce il palo e c'è un due minuti per Di Nardo, Massimiliano Di Nardo. Abbiamo visto ancora il signor Francesco Simone mimare una spinta nei confronti del giocatore avversario, quindi ancora una infrazione, ancora una possibilità per i padroni di casa di giocarsi due minuti con l'uomo in più. Siamo ancora in parità, ricordiamo, 10-10, 25 minuti e 40 secondi giocati. Bobicic, Queglio, ancora Bobicic, scambia con Juan Piqueglio e arriva Cagnete che questa volta riesce a trovare lo spazio giusto e ad infilare la difesa ospite, riportando in vantaggio la sua squadra. Sasha Ilic va sull'extra player, Provatin, Popovic, in campo c'è il numero 19 Visintin che è il capitano della squadra triestina. Provatin scambia con Popovic, Milovic, Provatin, Milovic che va ad essere abbattuto dalla difesa siracusana. A rimetterci è Bobicic che viene costretto alla panca per due minuti, quindi si ristabilisce la parità numerica, ma in 6 contro 6. Naturalmente rientrerà prima il giocatore del Trieste, che potrà così giocarsi poi altri secondi con la superiorità numerica. Provatin, Milovic, Bratkovic che infila sul primo palo. Javier Grande, 11 pari quando stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti di gioco. Cagnete verso Vinci, ancora Thomas Cagnete, Queglio, Cagnete ancora verso Queglio, cede a Mizzoni che poi però perde palla, riparte da Piran, Bratkovic riprende posizione intanto Mizzoni, Provatin, rientrato Popovic che scambia e poi c'è un fallo di Mizzoni sul numero 9 Pernic. Provatin, Milovic che è bravo a fintare il passaggio per Bratkovic, ma e poi è lesto ad infilarsi tra i due difensori siracusani e riportare così in vantaggio la sua squadra. Non accadeva da qualche minuto. 28esimo minuto intanto giocato, 2 minuti al termine di questo primo tempo tra Team Network Albatro e Trieste. Molineri, Queglio verso Vanoli, scambia con Gianluca Vinci, ancora Vanoli, largo per Queglio che scambia con Vinci, poi tenta un no look per Mizzoni ma è palla che viene riconquistata dal Trieste e con la marcatura del numero 6 Provatin che porta adesso sul più 2 la sua squadra. Primo allungo di giornata qui a Siracusa quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco di questo primo parziale
giocato sul filo dell'equilibrio tra le due squadre, entrambe sanno l'importanza di questa partita. Trieste deve reagire e lo sta facendo alla grande. Cagnete verso Mizzoni che è bloccato, Molineri poi per Vinci e c'è la parata di Milovanovic e c'è il... si ferma perché c'è la contestazione, il tiro di Vinci che secondo i siracusani è stato parato oltre la linea da Marco Milovanovic. Di questo avviso non sono stati due arbitri. C'è intanto time out chiesto proprio da Sasha Ilić, quindi una brevissima pausa per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Mancano 33 secondi al termine di questo primo tempo. Trieste 13, Team Network Albatro 11, qui a Siracusa. Triestini che negli ultimi minuti hanno ripreso in mano la partita. Adesso andranno a provare la conclusione in questi ultimi secondi, provando ad andare negli spogliatoi sul più 3. Popovic, Krovatin, Milovic verso Di Nardo, scambia con Popovic, Milovic, Krovatin, largo da Piran che poi tenta il passaggio verso Milovic che va a trovare la conclusione e consente ai suoi, proprio sulla sirena, di andare a realizzare. Stiamo cercando di capire intanto se il gol è stato convalidato o meno, perché abbiamo sentito il doppio fischio dell'arbitro comunque, quindi il gol è stato convalidato. 14-11 al termine del primo tempo qui a Siracusa. Trieste va negli spogliatoi con un più 3 maturato soprattutto negli ultimi minuti. Fabio, brevissima cronaca di questo primo tempo, se qualcuno si aspettava una risposta da parte della difesa triestina dopo le ultime sconfitte, mi sembra di poter dire che la risposta c'è stata. Grande difesa degli uomini di Ilić e stanno costringendo i siracusani a trovare varchi anche lì dove abitualmente l'Albatro non cerca le conclusioni. Sì, intanto oggi il Trieste ha tutti gli effettivi, le altre partite avevano due o tre giocatori fuori. La squadra effettivamente era stata costruita per fare un altro tipo di campionato e oggi l'abbiamo preso noi il Trieste in forma splendida. Nonostante questo qui, l'Albatro si è giocata bene, ha risposto benissimo contro la 3-2-1 fatta da Ilić del Trieste, poi Ilić ha cambiato e sta giocando ora una 5-1 su Cagnete. Ciò devono un po' riordinare un po' le idee i giocatori in attacco dell'Albatro. Peccato perché questa partita si gioca punto a punto, perché ora sono sotto di 3, ma è nato da due proprio passaggi sbagliati in attacco. Non sono state conclusioni, ma sono stati sbagliati. Un po' forse troppa presunzione verso la fine di volere andare a costruire qualche cosa, ma questa partita si gioca punto a punto e la spunterà alla fine chi che sarà più lucido. 14-11 per Trieste, quindi al termine del primo tempo qui a Siracusa sulla Team Network Albatro. Noi ci fermiamo, naturalmente diamo la linea alla regia per
il break pubblicitario consueto, poi nuovamente in diretta dal Pala Pino Corso. PIN Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali PIN Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali PIN Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali PIN Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali PIN Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
E siamo tornati in diretta qui dal Palapino Corso di Siracusa per il secondo tempo tra Team Network, Albatro e Trieste. Trieste che ha chiuso i primi 30 minuti in vantaggio con 3 gol di scarto, 14 a 11 per i giuliani. Squadra che sono in campo, mancano però i due arbitri, eccoli che fanno adesso il loro ingresso in campo, i signori Simone e Monitillo, accompagnati dal delegato, il signor Vincenzo Chiarello. Il parziale, intanto c'è un'altra partita, ricordiamo che si sta giocando, che è iniziata alle 16.30 tra Molteno e Sassari. I sardi che sono in vantaggio, sono più avanti Molteno rispetto a noi qui a Siracusa, siamo già nel secondo tempo e Sassari conduce per 19-13. Sassari che ricordiamo è stata la squadra battuta proprio in apertura del girone di ritorno dal Trieste. E siamo partiti per questo secondo tempo. Bratkovic, Popovic verso Dapiran, ancora Popovic, Krovatin, Bratkovic scambia con Milovic, poi Krovatin, Popovic ancora, Milovic, Popovic, adesso esce dalla linea difensiva Bobicic che poi va a commettere fallo su Milovic. Ricordiamo giocatore arrivato a gennaio. Proveniente da una squadra svizzera del San Gallo. Milovic che adesso subisce un brutto fallo da Thomas Cagnete, che senza attendere l'indicazione degli arbitri va in panca, evidentemente cosciente di aver commesso un fallo che poteva essere giudicato soltanto in quel modo, e quindi ha anticipato la decisione della coppia arbitrale. Non inizia bene quindi questo secondo tempo per l'Albatro, che dopo un minuto perde già un giocatore, Thomas Cagnete. Al suo posto probabilmente, appena scadranno i 120 secondi, entrerà Federico Vanoli, che già vediamo pronto in panchina. Krovatin che infila ancora la difesa siracusana, terza marcatura per lui, quindicesima per la sua squadra. Extra player Fede Vanoli in campo, Molineri, Queglio, Vanoli. Bratkovic intanto è salito a marcare ad uomo Bobicic, Queglio, Bobicic seguito ancora da Bratkovic, Molineri, Queglio, che poi va a subire il placcaggio di Di Nardo. Vanoli, ancora Queglio, ancora l'asciutto oggi il cannoniere siracusano, ci prova Vanoli, deviazione in questo caso probabilmente un po' fortuita di Milovanovic, che seppur si era stirato per coprire lo specchio della porta, ha colpito con il piede destro quanto basta per mandare la palla fuori. Krovatin adesso largo per Bratkovic, che tenta il pallonetto troppo alto, palla sulla traversa. Vediamo adesso nuovo attacco per i siracusani. Queglio, Vanoli, ancora Queglio, Molineri,
Quampi, Queglio, Vanoli, Queglio, ancora Molineri, Queglio adesso largo per Vanoli, Bobicic, Vanoli, Queglio che va ad infilare subendo il fallo di Popovic che va in panca per due minuti. E prima marcatura oggi di Juan Pablo Queglio, il marcatore principe della squadra siracusana. Oggi grande attenzione su di lui da parte della squadra avversaria. Sono voluti 33 minuti per lui per sbloccare il suo tabellino personale. Provatin, Bratkovic verso Dapiran, Bratkovic, Dapiran ancora e prova a girarsi, poi lo placca Bobicic. Di Nardo, Krovatin, Milovic, Krovatin ancora, Dapiran che prende la rincorsa, ma è bravo Gabriele Nobile a bloccare la sua conclusione tesa. Vanoli, Queglio, ancora Molineri, Queglio, è rientrato Thomas Cagnete nel frattempo, Queglio, Bobicic per Cagnete, Queglio largo per Molineri che questa volta indovina il pallonetto giusto. Martin Molineri, prima rete anche per lui oggi, è la settima personale da quando ha iniziato a vestire la maglia dell'Albatro. Siamo sul meno 2, 15-13 il risultato per Trieste. Bratkovic, Dapiran, ancora Bratkovic che però invade l'area avversaria, riparte l'Albatro, Vinci trovato in avanti da Bobicic anche per Gianluca Vinci, quindi un'altra marcatura, si riporta sotto l'Albatro dopo 5 minuti e 25 secondi di gioco di questo secondo tempo. Partita che sta riproponendo lo stesso equilibrio del primo parziale, di gran parte del primo parziale, equilibrio rotto soltanto negli ultimi minuti con l'allungo del Trieste. Adesso largo per il numero 5 Dapiran che va ad infilare il palo lontano della porta difesa da Gabriele Nobile. Ancora più due per Trieste. È stato asciugato intanto il parquet e si riprende. Molineri verso Queglio, prende posizione al centro dell'attacco Mizzoni che adesso viene a prendere palla, poi la cede a Gianluca Vinci, ancora Queglio, Molineri va a tagliare a far secondo pivot anche Bobicic, poi sfortunato Queglio nel controllo, perde palla, era stato servito da Bobicic ma l'errore ha consentito a Trieste di riprendere palla e di riproporsi adesso in avanti con Krovatin, Milovic, ancora Krovatin, Milovic per Popovic che adesso serve ancora indietro per Milovic e poi perde palla, la riconquista Queglio, serve Thomas Cagnete, Bobicic contrastato ancora da Piran e poi riescono a servire Gianluca Vinci che si esibisce in una delle sue conclusioni
abituali, una Girella che consente alla sua squadra di riportarsi sul meno uno, secondo tempo che promette grandi emozioni fino al termine, così come ci ha abituati la palla a mano. Milovic, conclusione parata da Gabriele Nobile, poi riparte l'Albatro. Guampi Queglio verso Gianluca Vinci che va a segnare il gol del pareggio. 16 pari, Albatro che torna a ristabilire l'equilibrio effettivo con una doppietta a ripetizione di Gianluca Vinci. Vediamo Krovatin, adesso Milovic serve Popovic, Popovic verso Di Nardo che poi subisce il blocco di Zoe Mizzoni che va per due minuti in panca. Prima esclusione temporanea per Zoe Mizzoni e c'è un 7 metri che è stato fischiato, e il numero 77 Adam Bratkovic, che già aveva segnato nel primo tempo dai 7 metri, va a ripresentarsi davanti a Gabriele Nobile per questa seconda conclusione. E insacca il palo alla destra di Nobile e siamo sul più uno per Trieste, 17-16 per i giuliani. Rientra Lobello intanto con l'extra player per i siracusani, c'è anche Argentino. Bratkovic tiene lontano Cagnete, Queglio che però va ad infilarsi tra le maglie della difesa ospite e va a pareggiare 17-17. Ovviamente l'Albatro confida molto in Juanpi Queglio, già due reti per lui in questo secondo tempo. Largo adesso Bratkovic che questa volta preferisce la conclusione di forza anziché il pallonetto che qualche minuto fa era finito sulla traversa. Questa volta numero 77 non ci ha pensato molto, 18-17 per gli uomini di Saša Ilić. Allenatore croato arrivato due settimane fa. Queglio per Lobello che però invade, ma subisce il fallo prima che consente alla sua squadra di battere un 7 metri con Thomas Cagnete. Ricordiamo Albatro in inferiorità numerica e Thomas Cagnete va ancora in rete, è la settima marcatura per lui di giornata. In avanti Trieste, Krovatin che va ad incocciare contro Bobicic e Queglio, si ferma il tempo, si consente agli addetti di asciugare il parquet. Siamo sulle 18 pari. Krovatin, Popovic, ancora Krovatin, Popovic, Milovic ancora per Popovic, poi una infrazione, un fallo in attacco fischiato ai danni di Di Nardo, consente ai siracusani di riproporsi in avanti. In campo Nicolò Argentino, il numero 7 bianco-nero, altra ala sinistra a disposizione di Peppe Vinci. Bobicic che
va alla conclusione ma subisce il fallo che concede ai suoi ancora un tiro di rigore, ed è sempre Thomas Cagnete che si prepara sulla linea dei sette e con un pallonetto questa volta infila Stojanovic, ha evitato la conclusione di forza, forse per timore di essere stato un po' studiato nei due precedenti tiri dal portiere avversario. Pallonetto delizioso che va ad infilarsi nella porta triestina, e altrettanto devastante la conclusione del numero 14 Milovic, va a togliere la ragnatela dal 7 lontano dalla porta di Nobile. Bobicic scambia con Mizzoni, Queglio, Molineri, Queglio cede a Cagnete, ancora per Queglio, largo per Argentino che è bravo a trovare la prima rete personale e il nuovo vantaggio per la sua squadra. Grande impegno sempre di questo ragazzo siracusano, è un altro dei tanti prodotti della Vivaio Albatro, cresciuto con la maglia bianconera siracusana addosso. Provatin da Piran e va poi ad invadere il numero 19 Visintin, palla che resta quindi tra le mani dei siracusani. Molineri, Queglio, Mizzoni dietro per Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, Queglio, si va incontro a Mizzoni, Mizzoni scambia adesso con Queglio, poi Queglio va al centro, Cagnete verso Argentino che ci riprova e questa volta c'è un pallonetto 2-2 per i siracusani che per la prima volta nella partita vanno sul più 2, tanto da costringere Sasha Ilić a chiedere il time out. Scuote la testa il tecnico Giuliano e noi ci fermiamo per pochissimi istanti. Minuti e 52 secondi giocati in questo secondo tempo, 21 Albatro, 19 Trieste. Primo allungo, se così lo possiamo definire, per i padroni di casa, per la prima volta sul più 2 in questo match. Deve ancora fischiare signor Monitillo, richiama Trieste, ricordiamo che è stato chiesto un time out da Sasha Ilić. Vediamo quali sono state adesso le raccomandazioni per i suoi ragazzi. Bratkovic, Milovic, ancora Krovatin, Dapiran, Krovatin, Milovic, ancora Krovatin, largo Dapiran, Krovatin, Visintin va a tagliare, Dapiran verso Krovatin, chiude bene la difesa siracusana, Milovic largo per Bratkovic, costretto poi a rientrare, ancora Milovic, Milovic poi che va a sfondare su Bobicic. Il fallo è in favore dei triestini, però nonostante le rimostranze di Bobicic che è caduto a terra, ma il primo fallo è stato il suo e quindi la palla è ancora
per i triestini. Krovatin da Piran, che va a concludere sotto le gambe di Gabriele Nobile. Si riporta sotto meno 1 per 21-20 per i siracusani. Cagnete, Bobicic, argentino, Bobicic, ancora Cagnete, Queglio, Cagnete, Mizzoni, Queglio, Bobicic, ancora Queglio, veloce, scambio con Bobicic e poi Molineri, bellissima conclusione di Thomas Cagnete, trovato al volo al centro della difesa avversaria, gol che non viene convalidato. Krovatin, abbiamo visto l'arbitro, il signor Simone Mimare, il fallo dell'infrazione di passi, quindi la palla è ancora per l'Albatro. Vanoli, Queglio, ancora Vanoli, Cagnete, Vanoli, Queglio, ancora Fede Vanoli, Thomas Cagnete, scambia con Nicolo Argentino, Fede Vanoli, Cagnete, che poi fa una magia andando in doppia cifra, 10 marcature per lui, una conclusione voluta con grande determinazione e conclusa con grande classe. Prima ha resistito alla carica e al blocco degli avversari, poi ha concluso in tuffo con una girella da Piran che va a chiudere, ma su di lui ha commesso un fallo Queglio, che va in panca per 120 secondi. Siamo ancora sul c'è qualche richiesta della panchina triestina, tutto chiarito, però abbiamo visto con gli arbitri. Adesso superiorità per gli ospiti, Mizzoni, Vanoli, argentino, Molineri, ancora per Vanoli, verso Molineri, decentrato, è costretto a ritornare indietro, Vanoli ancora verso argentino, siamo in passivo, bisogna andare a trovare la conclusione che arriva dalle mani di Martin Molineri. Più 3 dopo 17 minuti e 24 minuti di gioco ed è il gol di Milovic, ma anche i 2 minuti per Zoe Mizzoni, quindi una doppia superiorità numerica adesso per i biancorossi. Dovranno resistere quanto più possibile per evitare di subire troppo i siracusani. Vediamo già Krovatin e Bratkovic che vanno alti quasi sulla linea mediana, pronti a andare a contrastare il quintetto siracusano. E si riparte con Vanoli per Cagnete, Molineri per Vanoli, ancora il numero 3 siracusano, Vinci cerca ovviamente di non forzare più di tanto la squadra di casa. Vanoli, Gianluca Vinci verso Bobicic, Vanoli, bravi siracusani, e bravo Fede Vanoli a guadagnarsi un fallo.
Vediamo ancora un'altra palla giocata da Molineri. Esce Bobicic, va a prendere il passaggio del compagno di squadra e poi una conclusione che sorprende Milovanovic e poi un altro fallo che viene ritenuto grave, questa volta di Vanoli su Krovatin, e c'è addirittura il cartellino rosso nei confronti del numero 10 siracusano, che cerca di giustificarsi. Poi arriva l'ammonizione anche per Peppe Vinci, che ha protestato con gli arbitri per questa decisione. Fabio, decisione eccessiva o ci sta tutto? No, eccessiva, stanno colpendo con troppi due minuti l'albatro. Considera che nel 3-2-1 che ha fatto il Trieste erano tutti è una difesa a zona, però va sull'uomo, c'erano tutti i colpi proibiti, diciamo, come sono questi qua, perciò anche nel primo tempo doveva essere la stessa sanzione, dovevano darle a quelli del Trieste, non l'hanno fatto, perciò il metro era diverso. Nel fare il primo e il secondo tempo hanno cambiato un metro di valutazione dei falli. E adesso si gioca contro quattro giocatori, soltanto quattro quelli in campo per l'albatro: Gabriele Nobile, Molineri, Bobicic e Cagnete. Dovrà sfruttare al massimo questo vantaggio numerico il Trieste. Quando abbiamo giocato 18 minuti e 19 secondi del secondo tempo, 25-22, ricordiamo il risultato per i padroni di casa. Si scalda, vediamo in panchina anche Castiglio, la sua esperienza naturalmente potrà tornare utile in questi minuti, e poi va a concludere Marco Visintin, prima rete per il capitano in questa partita. Entra in questo momento appunto Castiglio, Bobicic, Cagnete, che va ad impattare. Implacabile la difesa triestina, che ovviamente non deve concedere nessuno spazio, cercando di sfruttare al massimo la superiorità numerica. Adesso siamo tornati quantomeno in 5 per l'albatro, cioè Queglio, Molineri, Queglio, Castiglio, Bobicic, ancora per Castiglio, Queglio, Molineri, Queglio, Castiglio ha lasciato spazio a Grande, Bobicic bloccato da Bratkovic, fallo in favore dei siracusani. Cagnete lascia a Queglio, Queglio si allarga e va a trovare con forza il gol, costringendo anche Krovatin al fallo. Due minuti in panca per il numero 6 in maglia rossa, pronto a rientrare intanto anche Zoe Mizzoni. Sono in 5, ricordiamo, i siracusani in campo. I compagni di squadra danno già le loro indicazioni di posizione in campo, che ovviamente sono state suggerite da coach Vinci. Eccolo Mizzoni che entra, poi perde palla da Piran e Queglio va ad infilare la porta del Trieste, che nel frattempo era rimasta vuota perché Ilic aveva scelto l'extra player.
un errore di Dapiran. In questo caso Popovic, Dapiran che sbaglia ancora il passaggio verso Milovic e poi la conclusione di Grande che viene parata da Di Nardo che si è sostituito al portiere all'interno dell'area e quindi è un rigore per i siracusani. Ancora Tomas Cagnete contro Milovanovic. E va a segnare ancora Tomas Cagnete e siamo alla 11ª marcatura personale. Di Nardo ovviamente in panca per due minuti. Krovatin, Milovic, Krovatin, ancora Popovic, largo per Visintin, Popovic, Dapiran e ancora un errore della squadra triestina in avanti, terzo errore consecutivo per i giuliani, naturalmente errori che durante un match così tirato, importante, ci possono stare tutti. Dall'altra parte però Tomas Cagnete va a realizzare il gol, viene mandato fuori da Piran, chiedono il rosso i siracusani, non sono dello stesso avviso gli arbitri e quindi c'è una sanzione con il tempo. È aumentata la velocità nel secondo tempo dell'Albatro e ha approfittato dei 2-3 minuti di sbandamento dall'inizio del secondo tempo che ha avuto Trieste nel primo tempo. Però forse il Trieste non se l'aspettava questa veemenza dell'Albatro e sta pagando dazio. E siamo sul più 6, 29 Albatro, 23 Trieste. Abbiamo giocato 20 minuti e 55 secondi di questo secondo tempo. Ricordiamo partita che potrebbe portare provvisoriamente, in caso di vittoria, l'Albatro avanti di 1 in panca, in classifica, scusata. Adesso anche in casa Trieste, vediamo adesso come intenderà sfruttare questa occasione l'Albatro. Dall'altra parte il Trieste dovrà cercare di evitare gli errori che negli ultimi minuti hanno concesso agli avversari. Ci prova Popovic ma commette ancora lui una infrazione in avanti e quindi senza alcuna fretta l'Albatro riprende il gioco. Grande verso Cagnete, Queglio, Molineri e largo Gianluca Vinci. Bobicic subisce il fallo di Bratkovic e consente a Tomas Cagnete di ripresentarsi ancora la linea dei sette. Questa volta il portiere avversario lo attende sulla linea della porta ma viene spiazzato da Cagnete, autentico mattatore di questa partita. Più 7, 30 a 23, 13ª marcatura per il portoghese. Krovatin, Milovic, Popovic, ancora Milovic,
Rovatin, largo per Visintin, è bravo però Grande a fermarsi sul primo palo, immobile, chiude lo specchio della porta e la palla resta ancora tra le mani dei siracusani. Thomas Cagnete, Bobicic per Mizzoni e poi c'è ancora un altro fallo, questa volta è Visintin che lo commette proprio su Cagnete e c'è un nuovo 7 metri per i siracusani. Thomas Cagnete infila ancora la porta triestina e siamo sul 31-23, siamo gli ultimi 6 minuti e 30 di gioco di questa ottava giornata di ritorno della Serie A Beretta. Qui a Siracusa la Team Network Albatro sta vincendo contro il Trieste. Palla ancora per gli ospiti. Da Piran ancora placcato da Bobicic e poi lo strattona fino a farlo cadere. Reclamano i 2 minuti, così non è. Bratkovic che va ad infilare ancora una volta il 7 opposto alla sua posizione. 31 Albatro, 24 Trieste. Time out per la Team Network Albatro. Bravissimo break anche per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...24 minuti, 14 secondi... 31 Albatro, 24 Trieste. Time out chiesto da Peppe Vinci, squadre che tornano a schierarsi in campo. C'è Alex Castiglio adesso in campo, è andato a riposare per qualche istante Marco Bobicic, che anche oggi non si è sicuramente risparmiato. Bolineri scambia con quello, Queglio ancora per Cagnete, Castiglio, Vinci, ancora Castiglio, Cagnete, Queglio, lascia a Molineri, Cagnete, Castiglio, Vinci, si incrociano i due, Queglio, Cagnete, Mizzoni, Castiglio verso Queglio, ancora Castiglio, Cagnete che va a trovare Molineri, Molineri poi costretto a ricominciare da capo, indietro verso Castiglio. Adesso bisogna andare a trovare una conclusione perché siamo già in passivo. Mano alzata dal signor Simone e infatti si esauriscono qui le possibilità e prova ad approfittarne il Trieste con Bratkovic, ma è bravo Javier Grande a dire di no a questa conclusione. Si resta sul 31-24. Grande si scusa con l'avversario a distanza, ma era stato così un tocco assolutamente involontario. Queglio, Cagnete, Castiglio che si incunea ancora tra la difesa, commette su di lui fallo la difesa ospite ed è un nuovo 7 metri ed è il primo 7 metri che ha affidato proprio ad Alex Castiglio, posto di Thomas Cagnete, e va a colpire il palo il numero 8 siracusano.
Krovatin. Da Piran, Bratkovic, ancora Krovatin, Popovic, ma dice di no Javier Grande, che negli ultimi minuti si è prodotto in almeno tre parate di fila decisive, importanti per la sua squadra. Il ruolo dei portieri nel gioco della palla a mano è sicuramente uno di quelli determinanti, perché può aiutare la propria squadra a tenere un vantaggio consistente e andarsi a rigiocare secondi buoni in avanti. Queglio ci prova, ma adesso Mizzoni riprende la ribattuta del portiere avversario, è bravo ad infilarsi, e ancora una volta dice di no Grande, ma questa volta il fallo viene fischiato contro Molineri, che via in panchina per due minuti, e il 7 metri questa volta è in favore dei triestini. Va Bratkovic contro Javier Grande, il delegato intanto richiama l'attenzione degli arbitri, del signor Simone. Conciliabolo tra i due, c'è una, stanno una correzione sul tabellone. ...32-24... era stato segnalato un gol in più al Trieste, e Javier Grande probabilmente ha deciso di chiudere la saracinesca in questi ultimi minuti di gioco, perché riesce a parare allungando la gamba destra il tiro di Bratkovic. In campo intanto c'è Dell'Aquila, Castiglio, Vinci, Queglio, però passaggio che viene intercettato da Dapiran, Visintin, Krovatin che non perdona, errore in avanti in questa occasione per i siracusani, più 7 per gli uomini di Vinci. C'è ancora un time out chiesto da coach Peppe Vinci quando siamo arrivati al 28esimo minuto, 28 e 11 secondi giocati, brevissimo break anche per noi. Si riprende ancora in diretta qui dal Palapino Corso di Siracusa. Stiamo giocando gli ultimi due minuti di questa partita tra Team Network Albatro e Trieste. Siracusani che sono in vantaggio. Fallo intanto di Krovatin su Gianluca Vinci. 32 Albatro, 25 Trieste. Ancora da asciugare il parquet. Fabio Conti alla mano, mi dicevi che il secondo tempo, il parziale del secondo tempo ha dell'incredibile in qualche modo. Sì, il secondo tempo in questo momento è 21 Albatro, 11 Trieste.
sono entrati veramente, l'Albo, te l'ho detto, ha alzato il ritmo in modo incredibile. Forse se bisogna rimproverare qualcosa all'allenatore del Trieste, troppi cambi in difesa, 3-2-1, 5-1, 4-2, forse ha un po' destabilizzato un po' i giocatori. E arriva il 33esimo gol da una parte, ma con Queglio, ma risponde Popovic immediatamente. Seconda marcatura per il numero 10 triestino. 33-26, alta ormai la difesa giuliana. Mizzoni palleggia, serve Queglio, Queglio per Bobicic che va a colpire la travesta, ma aveva subito un fallo. Ultimo minuto di gioco intanto già iniziato, e quindi è una, adesso un errore in avanti di Cagnete, e adesso forse una ingenuità di troppo di Thomas Cagnete, forse eccessiva la decisione anche dell'arbitro che lo manda in panca per due minuti, ma ormai partita che ormai è sicuramente nelle mani dei siracusani. Adesso un eccessivo momento di nervosismo tra il coach Peppe Vinci da una parte e Da Piran dall'altra. Un due minuti fischiato al tecnico, ma naturalmente deve uscire uno dei giocatori. Mancano ormai 32 secondi, si va in commento ormai. Fabio, è una vittoria importante questa per l'Albatro. Sì, è molto importante, non capisco questo nervosismo alla fine, stai vincendo di 7 gol, qualsiasi cosa il Trieste possa dire, possa fare, hai vinto, basta. Che poi il nervosismo porta due minuti a dire cose che forse possono pesare, perché gli arbitri poi sentono tutti. Comunque è una vittoria molto molto importante questa con il Trieste, e la differenza reti è importante. Da Piran, ancora tutto fermo, viene chiesto un time out da Sasha Ilic, time out che arriva a 24 secondi dal termine. Time out a 24 secondi quando stai perdendo 33-26 si giustifica soltanto nel fatto di cercare di fare ancora un'altra rete, proprio per quella differenza a cui facevi riferimento tu pochi istanti fa. Può essere per cercare un'altra rete, perché la differenza reti è importante, ma può essere anche per dire ai ragazzi di non cadere in provocazioni, di stare calmo e fare fine alla partita in modo tranquillo anche. Raccomandazione del tecnico croato ai suoi, sta suggerendo probabilmente, lo vediamo cercando di interpretare anche la sua gestualità, un inserimento al centro, cercando di non conclusioni dalle ali, ma cercando di impattare la squadra siracusana proprio al centro. Popovic, Provatin, ancora Bratkovic, Provatin, Popovic, e invece la conclusione arriva dall'ala, la segna Da Piran, 33-27, e finisce qui. L'Albatro batte Trieste per 33-27. Ed è un successo estremamente importante per i siciliani, che con la vittoria di oggi scavalcano in classifica proprio i giuliani. Adesso sono 15 punti per l'Albatro, il Trieste si ferma a 14. Ricordiamo però che il Trieste deve recuperare due partite, una partita invece la deve recuperare l'Albatro. Noi ci fermiamo per pochissimi istanti, cediamo la linea alla regia, poi in diretta per le interviste di rito e i commenti con i protagonisti.
In diretta nuovamente dal Palapino Corso di Siracusa, Team Network Albatro batte Trieste 33-27. Insieme a noi Thomas Cagnete. Forse serviva anche un altro foglio per segnare i tuoi gol. Oggi 14 reti, quindi vuoi dare del filo da torcere a Quampi Queglio per i marcatori. Che partita è stata la tua? Oggi sei stato un trascinatore. Partita comunque difficile contro questo Trieste. No, sì, abbiamo iniziato male e dopo nos acostumbramos al... Posso parlare spagnolo? No, después nos acostumbramos al rival y empezamos a encontrar los espacios. También ellos tuvieron una bajada de intensidad que no, nos ayudó a nosotros porque mantuvimos el ritmo todo el partido y ahí se vio en el tablero. Quindi un Albatro che poi aveva iniziato male, però poi è riuscito un po' a recuperare gli spazi degli avversari, aumentare anche il ritmo che ha consentito di imporre un po' il gioco. Senti, adesso l'Albatro ha superato in classifica proprio il Trieste di un punto. È un Albatro che continua a vincere, è un Albatro che in questo girone di ritorno sicuramente sta tenendo una velocità diversa. Cosa è cambiato rispetto al girone di andata di questo campionato? Ah, la testa, penso che perché è la stessa squadra non ha cambiato nada, niente. La testa fu. Noi siamo una buona squadra, con giocatori, con belli giocatori. E no, penso che dobbiamo continuare così, lavorando e andiamo avanti. Grazie a Thomas Cagnete, grazie per essere stato con noi e vediamo subito coach Peppe Vinci nella speranza anche di avere con noi qualche giocatore o anche qualche uno degli forse l'allenatore della squadra avversaria. Si continua a vincere qui al Palapino Corso. Thomas Cagnete ci ha appena detto che rispetto al girone di andata è cambiata solo la testa. Questa squadra c'è maggiore consapevolezza di essere una buona squadra che può dare del filo da torcere a tutti. È vero questo, perché al girone di andata pensavamo di essere solamente una squadra giovane senza esperienza, invece non era assolutamente così. Avevamo bisogno semplicemente di avere più consapevolezza delle nostre forze, dei nostri mezzi. Io credo che comunque ancora non è fatta nulla, cioè, la strada è lunga, molto lunga, non questa vittoria ci dà sicuramente coraggio, ma non ci mette nelle condizioni di stare tranquilli o di pensare che il nostro campionato è già finito verso la salvezza. Tutto quello che adesso vedremo dopo, che verrà dopo, sarà duro, perché abbiamo adesso due trasferte, Sassari ed Eppan, che saranno molto dure e difficili. Però credo che stasera la squadra ha dimostrato una maturità incredibile, era 3 gol sotto al primo tempo. Trieste, ribadisco quello che ho detto in settimana, non è una squadra di primo pelo, però questa squadra rispetto al Trieste ha dimostrato di essere preparata fisicamente e forte tecnicamente, formata da giovani ragazzi che hanno tanta voglia, e credo che comunque il campionato di Trieste adesso non è così scadente come può sembrare. Adesso credo che loro anche loro cercheranno di alzare la testa. Noi intanto guardiamo per la nostra strada, andiamo avanti, siamo contenti, siamo veramente felici di questa vittoria. Diciamo che domani trascorreremo sicuramente una buona Pasqua e possiamo guardare con più fiducia alle partite successive, sicuramente non direi con ottimismo ma con fiducia, perché adesso abbiamo un finale di campionato veramente difficile, importante e sicuramente molto duro. Oggi i ragazzi in difesa hanno fatto una partita superlativa e nel secondo tempo in attacco hanno fatto quello che avevamo provato in settimana, cercare di velocizzare al massimo il gioco per mettere in difficoltà la difesa avversaria che nel primo tempo non c'era riuscito. Bene, grazie allora a Peppe Vinci, 33-27 ricordiamo il risultato finale, intervista con un tecnico del... dobbiamo andare a chiudere una diretta, così vediamo di chiudere anche perché è giusto dare sempre la parola alle...
alle due squadre, quindi ai rappresentanti delle due squadre. Altrimenti chiudiamo qui la nostra diretta, poi l'intervista ovviamente con un giocatore del Trieste la potrete seguire nelle nostre registrazioni. Da Siracusa è tutto, la Team Network Albatro, ricordiamo, ha battuto il Trieste, quindi un buon proseguimento di giornata.